uno strumento già collaudato ed apprezzato per contribuire a far affermare un principio. Gaeta può essere meta di turismo tutto l'anno, non solo d'estate. È l'obiettivo che intende centrare da sabato 30 ottobre la sesta edizione di Favole di Luce, che con le luminarie natalizie posizionate in diversi scorci della città è diventata un appuntamento fisso. Dopo l'edizione del 2020 ridimensionata a causa del Covid, ora le Favole di Luce tornano con la loro magnificenza fino al 16 gennaio 2022, con nuove installazioni, eventi musicali e di intrattenimento. Non ci siamo fermati mai, è il sesto evento perché il quinto l'abbiamo effettuato durante la pandemia. In piena pandemia abbiamo voluto accendere le luci, le abbiamo definite le luci della speranza per trasmettere calore, energia, forza ad un momento ai cittadini, alle attività economiche in un momento terribile dove eravamo rinchiusi. Abbiamo iniziato con quel video per renderci conto cosa eravamo. Oggi si parte con la sesta edizione, una ripartenza importante dove abbiamo tutti tanto entusiasmo di riprenderci la nostra vita, di riprenderci la nostra quotidianità, sempre in un'ottica di sicurezza e di massima attenzione. Si annunciano grandi novità per la sesta edizione delle Favole di Luce, in primis le proiezioni artistiche sulla Divina Commedia a 700 anni dalla morte del sommo poeta, che illumineranno i monumenti, i bastioni ed il castello angioino della città. Abbiamo coniugato quelle che sono le Favole di Luce con la cultura e quindi abbiamo riprodotto delle opere artistiche, quindi delle luminarie artistiche, andando a riprodurre dei monumenti nazionali e internazionali simbolo dell'Italia e del mondo, come la Torre di Pisa, come la Torre Eiffel, come le piramidi, le sfingi. Abbiamo riprodotto un drago, il Drago Zu l'abbiamo voluto chiamare, anche in maniera simpatica, per un po' ricordare la pandemia ma la fuoriuscita, proprio come un messaggio positivo di ripartenza. Infine, con l'amico Dante abbiamo appunto riproposto un percorso teatralizzato che accompagnerà tutti i turisti alle ore 16:30, alle ore 17:30, partendo da Porta Carlo III. Abbiamo fatto un grande sforzo illuminando tutti i bastioni, partendo proprio dall'ingresso di Gaeta Medievale fino a giungere nel cuore della città vecchia, la voglio definire così, fino ad arrivare al paradiso illuminando i nostri castelli splendidi con il volto di Dante, quindi anche Gaeta celebra Dante.